Questa chiacchierata, questa intervista chiacchierata, nasce l'idea, nasce principalmente perché in questo mondo diverso, particolare, dove l'uomo è visto più come persona fisica, ma in realtà c'è anche dietro uno spirito, un'anima. A questo punto, Aldemir, prima cosa io ti chiedo, viene spontanea. Quando nasce? Quando hai sentito questa capacità, questa vocazione, cioè questa vocazione, più che altro questo spirito che è nato in te per aiutare le persone? Allora, questa vocazione è nata in una sofferenza. Quando io sono brasiliano, nato in Brasile, São Paulo, nell'età ancora adolescente, nei miei 12 anni, cominciai a frequentare dei ragazzi nell'età di 15 anni. Questi ragazzi di cui io frequentava erano ragazzi della vita della criminalità. Ragazzi che erano drogati, alcolizzati e che avevano dei pensieri strani. Questa mia vocazione ela nasce dal momento in cui, dopo aver vissuto un periodo anche io nella vita della criminalità, nella droga, voleva togliere la mia propria vita. Voleva togliere la mia vita e Dio, che conosce ognuno di noi, i nostri sentimenti, mi invia una persona cristiana, evangelica, che mi parlò di Gesù e da quel momento mia vita ebbe un nuovo inizio. Invece io a questo punto chiederei a Marisa, Marisa, questo nasce questo libro che racconta, inizia a raccontare il momento importante per Aldemir. Come nasce questa idea di questo libro, ma soprattutto quando l'hai iniziato a scrivere, le sensazioni che hai provato poi di questa, effettivamente questa cosa bella? Allora, guarda, ti dico innanzitutto, il pastore Aldemir bisogna conoscerlo perché trasmette tanto. Il suo ministero, la predicazione della parola attraverso, insomma, il suo ministero mi ha fatto del bene. Quindi lui aveva questo desiderio. Io ascoltando una sua predica ho sentito il desiderio di aiutarlo a scrivere questo libro. Ha una storia spettacolare alle spalle, fatta di miracoli. Liberazioni, guarigioni e quant'altro. Il pastore Aldemir ha una vita dedita al soprannaturale che in questo tempo è stato un po' dimenticato, no? Da quello che è Dio, perché oggi come oggi si dà tutto per scontato: Dio esiste, Dio ci ama, però quando poi lo vedi all'opera tramite la predicazione della parola e assistere ai culti del pastore Aldemir, dove c'è veramente la vita spirituale in opera, allora ti dà qualcosa di particolare, ti dà un risveglio. E nel momento in cui ci siamo parlati, il pastore Aldemir mi ha spiegato la sua vita, ti ripeto, come lui diceva, dedita alla delinquenza e poi strappata proprio dalle tenebre da parte di Dio con una chiamata potente, è stata una cosa che mi ha affascinato menamente. Anche perché essendo pure io una cristiana, cioè credendo nell'Evangelo, è stata qualcosa che sono riuscita a condividere immediatamente con tutti e mi ha fatto piacere scriverla, per poter far conoscere agli altri quella che è la potenza di Dio attraverso il ministero del fratello Ademir. Invece, Aldemir, davanti ci sono tante persone che ti chiedono anche un consiglio, un supporto, perché in realtà Dio è sempre a fianco, il Signore è a fianco, quindi ti chiedono un supporto, forse di aiuto. Qual è la risposta più semplice che riesci a dare ogni tanto anche su tutte queste persone che si avvolgono, cercano anche consiglio a te, che è anche bello? Allora, il mio consiglio è percepire, vedere il giorno della visitazione del Signore e di ascoltare la sua voce. Perché Dio parla di varie forme. Dio parla attraverso il mare, attraverso la natura. Dio parla di tante forme. A volte noi non siamo sensibili
ad ascoltare, Dio parla attraverso il vento, Dio parla anche attraverso il frutto di cui noi mangiamo, Dio parla attraverso il nostro corpo, Dio tante volte cerca di farti capire che Lui c'è. Quello che io consiglio è che noi nel pregare possiamo chiedere a Dio, Dio rendimi sensibile per percepirti in ogni aspetto della mia vita, in ogni aspetto della vita che mi circonda. Quando noi chiediamo a Dio di essere sensibili su questo, noi riusciremo a percepire e capire il senso della vita. Sei di supporto, di aiuto, anche di supporto alle persone, ma soprattutto non trai vantaggio, perché la fede effettivamente non ha denaro, e quindi lo porti con passione, con amore, ma soprattutto distribuisci gratis l'aiuto a queste persone. Sì, perché noi camminiamo sulle orme di Gesù. Gesù ha detto, di grazia ricevete, di grazia dai. L'Evangelo è meraviglioso per questo, perché è un dono immeritato. Dio non richiede nulla da noi, se non la nostra obbedienza, la nostra sottomissione a Lui, perché possa Lui restituire a noi quello che abbiamo perso nel corso della vita, quello che non siamo riusciti a capire. Questa passione che ho, questa dedizione che ho, ringrazio per la generosità di Dio che ha messo nei nostri cuori, perché io guardo l'esempio di Gesù e cerco di essere un piccolo Gesù sulla terra. Questo libro, che poi verrà rappresentato poi a livello anche di in video, verrà rappresentato, però che è un che in realtà non è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. In questo caso parliamo del libro e su quello che nascerà più successivamente. Sì, diciamo che è l'inizio di una trilogia, perché il bagaglio del pastore Aldemir è veramente molto ampio. Lui è stato testimone oculare di quasi 100 miracoli, lui stesso è testimone oculare di miracoli effettuati nella sua vita da parte di Dio. Per cui ecco, un libro è l'inizio della sua straordinaria vita, cioè l'inizio della sua chiamata al pastorato, e si conclude lì. Poi ci saranno altri due libri, sempre scritti sulla stessa onda, che testimonieranno con testimonianze veraci ciò che è successo durante i suoi ministeri, quindi guarigioni da cancro, liberazioni da spiriti immondi, battezzi con lo Spirito Santo. So che insomma può sembrare la cosa un po' al di fuori degli schemi, in effetti lo è, perché quando praticamente si ha a che fare con il soprannaturale si è fuori dagli schemi. La vita del pastore Aldemir è fuori dagli schemi. Lui vive una vita consacrata al Signore e Dio lo benedice. Attraverso questo libro, questo inizio di questa collana, e successivamente, come hai detto tu, con il film The Beginning, di cui già stiamo effettuando il crowdfunding con la Pulsart Company, vogliamo portare, ecco, in evidenza a tutti che Cristo Gesù ancora oggi opera miracoli. Nell'incredulità di questo mondo, nel guardare, ecco, più al male che al bene, perché ormai si è perso la speranza, no, in un Dio che sembra così lontano, noi vogliamo dimostrare che questo Dio esiste, che questo Dio è reale, e che questo Dio interviene nelle vite di tutti gli uomini. Basta chiederlo, basta, ecco, leggerlo. Oppure, ad esempio, il pastore Aldemir ha due trasmissioni che espleta tutti i giorni su YouTube, Facebook e i social, che si chiama la mattina la programmazione è alle ore 6 con Liberi con Dio, mentre il pomeriggio è alle ore 15:30 con Incontro con Cristo e Liberi con Dio alle 15:30. Comunque è seguibile sui social e basta seguirlo e vedrete, insomma, di quello che stiamo realmente parlando, perché molte persone testimoniano di essere guarite durante le preghiere, no? Il tocco speciale di Dio. Questa è
una affermazione, ecco, una conferma da parte di Dio, di un uomo di Dio che consacra la sua vita e che veramente con tanta umiltà e tanto amore cerca di raggiungere le anime affinché possano conoscere Cristo. Ed è il nostro scopo attraverso il libro e il successivo film, con l'aiuto di Dio sempre. E questo è un impegno molto stancante nel caso tuo, sicuramente molto, molto stancante, ma avere davanti persone che sono rallegrate, felici, che riacquistano una fede che a volte si perde nella vita quotidiana, sicuramente è stancante, ma anche gratificante, fa piacere far che queste persone riconquistino questa fede, forse che hanno perso. Sì, sì, il lavoro che facciamo, come hai detto, è un lavoro che fisicamente, psicologicamente esige molto di noi, del nostro fisico, ma la nostra forza, la nostra ricompensa è proprio nel fatto di fare benessere agli altri, di presentare un Dio vivente, di poter rifrancare i cuori rotti, di poter vedere persone che ora erano, diciamo, dominate dalle tenebre nelle luci, nelle mani di Dio, di vedere persone che possono testimoniare con grande potente mano sono stata liberata per mezzo dello Spirito di Dio dalla droga, dalle malattie, dalle possessioni maligne. Questo è quello che ti dà la gioia, ti dà l'incentivo di continuare giorno per giorno di compiere ciò che Dio ha detto nella sua parola. Ama il tuo Dio al di sopra di ogni cosa e al tuo prossimo come te stesso. Quindi è un amore di Dio generato dentro del nostro cuore, che fa amare i nostri prossimi, di poter vedere il benessere alle persone che ti stanno vicino. Io intanto ti ringrazio perché mi hai... noi in cui a volte capita che qualche persona ha momenti di sconforto, di stanchezza, che poi a volte anche la stessa parola può rilassare, tranquillizzare. Effettivamente la tua voce, anche rilassata, permette anche a chi ti ascolta di avere quella serenità e quella tranquillità di andare avanti giornalmente, che è la vita quotidiana. Sì, perché questa voce, come dici, rilassante, che io riesco a trasmettere, è perché a motivo di Gesù. Gesù certa volta ha detto così: la mia pace io vi lascio, la mia pace io ve la do. E è per mezzo di questa pace che noi abbiamo nel nostro interior, indipendentemente dalle circostanze che sono intorno a noi, davanti a noi, non impedisce di noi trasmettere ciò che è dentro di noi, qualcosa di reale, qualcosa che non è terreno, qualcosa che noi non dobbiamo cercare nelle cose di questa vita. È qualcosa donata, un dono che noi possiamo generare nei cuori degli altri come Dio genera nei nostri cuori, che è la sua pace. Amen. Vuoi aggiungere qualcosa, Marisa? Mi sono perso. No, va bene. Io spero che il libro piaccia. È già, insomma, sta andando bene perché le persone sono interessate, insomma, a questo risveglio, no, di questa spiritualità ormai persa. Quindi, come dicevi tu, c'è bisogno anche il solo parlare di una persona è rassicurante. Poi quando, come diceva il pastore, il parlare viene dall'interno perché c'è la pace di Cristo, è un parlare potente, no? Per cui vale la pena leggere il libro, sicuramente, insomma, andrà bene, benissimo guardare il film, però consiglio a tutti gli spettatori di comunque di seguire il pastor Santos sui social, proprio per avere, ecco, questo incoraggiamento giornaliero e questo avvicinamento a Cristo tramite la sua parola.
Benissimo, io vi ringrazio per questo momento particolare che è diverso dal nostro, noi, però che ci ha fatto piacere ascoltarti, ascoltarvi, che ci ha dato un momento di tranquillità e rilassatezza e soprattutto ci ha fatto riconquistare quella fede che a volte tendiamo a perdere. Quindi vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima intervista perché così proseguiamo il secondo volume, poi il terzo volume e poi Certamente. la presentazione del film che chiaramente è un momento particolare ma sicuramente molto 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 emozionante. Quindi vi auguro buona serata e ci vediamo alla prossima puntata allora. Ok, ti ringrazio Pietro. Buona serata a voi, buona serata a tutti. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, vi ringrazio per questa chiacchierata, questa opportunità, Dio vi benedica. Voglio approfittare di questa opportunità e rilasciare questa benedizione a tutti coloro che mi ascoltano. Voglio ricordare che io sto ogni mattina nelle reti social alle ore 6 del mattino pregando per tutti coloro che hanno bisogno. E in questo momento voglio pregare e rilasciare questa benedizione alle famiglie, ai uomini, donne, anziani, ai adolescenti, giovani, bambini, perché Dio possa benedire la vostra vita. Amen. Padre, ti voglio ringraziarti. Ringraziarti per l'opportunità di benedire i nostri ascoltatori, ascoltatrici, simpatizzanti, coloro che hanno bisogno di ritornare alla vera fede. Il mondo, Signore, oggi è molto difficile da affrontare senza la tua grazia, senza il tuo spirito. Voglio benedire famiglie, voglio benedire persone che magari nell'ascoltare, Signori, queste parole possono essere toccate divinamente dalle tue mani. Io lascio questa benedizione a tutti, nel nome del Padre, del Figlio e del Divino Spirito Santo, ora e sempre. Amen. Amen. Amen.